buongiorno. Eccoci all'ultima uscita della serie Zagor contro Hellingen, il settimo volume, Il destino di Hellingen, uscito i primi d'agosto. Siamo un po' in ritardo col video, ma ragazzi, ero in ferie, sono tornato, ho recuperato il libro dal mio fornitore e oggi lo andiamo a vedere insieme, anche se molti avevano visto, insomma, con alcune cose, e vi farò vedere anche alla fine l'effetto che ha la raffigurazione, il disegno sulla costa, ho messo tutto insieme. Allora, vabbè, la copertina di Piccinelli l'abbiamo vista, in fondo c'è l'ultima uscita, il settimo destino di Hellingen, che va a completare la sequenza dei numeri delle varie uscite. Prezzo 15 euro e la costa, come vi ho detto, a completare il disegno di Ferri. Ok, diamo un'occhiata velocemente a questo volume e vediamo cosa contiene nel dettaglio. Allora, intanto vi devo dire che l'introduzione, l'articolo, chiamiamolo come volete, di Moreno è molto dettagliato, molto esaustivo, e ci racconta un po' come siamo arrivati a questa storia, che ricordiamo racchiude tre numeri. Vediamo se li vedo con il dettaglio, ce lo dice qui, ecco, dal 602 al 605, quindi quattro volumi. E Moreno, vi dicevo, ci racconta come si arriva a questa evoluzione di Hellingen, come il perché del ritorno, il come hanno voluto, intanto che ho redatto molti disegni, come hanno voluto riportarlo un po' all'Hellingen della prima maniera, allo scienziato pazzo di Ferri, cancellando tutto il resto che era stato messo in mezzo. E devo dire che è un lungo, dettagliato, chiamiamolo saggio, articolo, insomma, di Moreno. Poi c'è la presentazione dei due disegnatori, Sedioli e Verni, e anche qui ci saranno cose curiose da vedere. Un'altra curiosità che ci dicono è come Hellingen sia stato anche visto prima di questa storia nello speciale di Landog e Martin Mister del 2018, in una tavola, poi se riesco ve la faccio vedere, di questo speciale. Ok, poi la storia, ragazzi, vabbè, un album di quante pagine? 200, nel totale 302. Leviamoci un po' dell'introduzione, insomma, sono un bel balenottero anche questo. I disegni di Verni e Sedioli, ragazzi, sono eccezionali, riportano alla mente chiaramente proprio Ferri, lo sappiamo, hanno un tratto classico e molto somigliante. Burattini riesce a inserire anche delle gag di Cicco, vediamo addirittura anche Trampi, quindi riesce proprio a dare un'improntazione alla storia molto nolittiana. Ci sono alcune tavole che volevo farvi vedere, ragazzi, anche se è una ristampa, quindi bene o male le conosciamo, e delle pagine intere che gli autori, i disegnatori, si sono divertiti a fare. Vediamo se le riesco. Ci sono anche delle pagine molto belle così, con delle vignette a mezza pagina, ma ce ne sono alcune che sono proprio delle tavole intere che rappresentano dei vari momenti. Ecco, guardate, questa è una, guardate che bellezza, vedete, c'è proprio una specie di, come potete, flashback, ho portato tutto in una pagina. E ce ne sono, guardate che bella anche questa, ragazzi, e ce ne sono diversi in questa storia di tavole così, vedete, grandi, che rendono secondo me tantissimo, guardate che bellezza, anche poi i dettagli, guardate, veramente bella, veramente una bella storia. Disegni eccellenti, direi. La storia, il finale chiaramente
lo conoscete perché, ripeto, è una ristampa, quindi lascia aperto il ritorno. Ci dà, nell'ultima tavola ci fanno proprio sapere che Hellinger non è morto ed è prigioniero della base di altrove, quindi questo ci fa capire che tornerà e tornerà l'Hellinger classico, probabilmente proprio il classico scienziato pazzo delle prime storie bonelliane. Ok ragazzi, allora adesso vi faccio vedere anche come rende il volume nella libreria con tutte le costole insieme. E niente, per questa serie è tutto perché è l'ultimo numero. Ci vediamo presto con altre nuove uscite. Buona giornata a tutti. Allora ragazzi, ecco qua, come vi avevo promesso, vi faccio vedere, vediamo se riesco a schiacciarli anche, così lo vedete meglio. Ecco, questa è la immagine delle costole complete in questo bellissimo disegno di Ferri di tutti i 7 volumi della saga di Zagor contro Hellinger. Molto bello, devo dire molto molto bello. C'è l'astronave, c'è Hellinger, la palude. Ok ragazzi, con questa serie abbiamo concluso, uscito l'ultimo numero. A presto, ci vediamo sul canale.